Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Nio 2. Allora, c'è un po' di gente qua, prima sono andato a fare una passeggiata di qua, ho detto ma cosa ci sarà mai, insomma sì, e cosa ci sarà mai, cosa ci sarà mai. Alla fine c'era la possibilità di finalmente crearci con lo shortcut, butta gente qua, finalmente, e ci possiamo, boom, butta giù, e abbiamo la scala a due passi, da lì, dai, sono contento, così almeno siamo a posto, devo andare là. Però prima volevo proseguire qua, perché se c'era quello là lì, volevo vedere cosa faceva. Questo l'ho ucciso, da dietro. Vedete, lassù c'è da andare, dai, c'è un po' di cose da fare. Speriamo bene. Vicino a sto punto lo prendo, non farà tanto, perché non fa niente, però magari un piccolo aiuto ce lo dà. Oh, lui proprio non mi piace per un cazzo lui. Non ci ho capito un cazzo. Qui è. Se poi ci aiutano anche così. Ragazzi, è piuttosto complicato. Ce la posso fare, però è piuttosto complicato. Perché lo spazio è quello che è. E purtroppo è quello che è. Allora, io ho di cose da armonizzare. È una brutta cosa usare adesso, lo so, non guardate, ma lo voglio fare perché non voglio perdere la roba. Dove cazzo è caduto il giocatore? Devo armonizzare, non ci ho pensato a scendere, la colpa è mia. Ok. Così li vediamo anche, tanti saluti. Un po' più di vita? Facciamo una... non lo so neanch'io. 25 ormai non è niente. Ormai tutto non è niente. Ragazzi. Purtroppo l'unica forza. Forza mi dà più uno. E mi dà più due di attacco di ascia. Quindi facciamo così, dai. Cerchiamo di portare su quel che posso. E i nuchi d'anima come siamo messi? Fatemi vedere. Cosa abbiamo? Ne abbiamo 4. I gaki, percezione amrita. Oh, quello che ci mancava. Quello che ci mancava. Oh, dobbiamo perdere un po' di attacco, però. Perdiamo un po' di attacco. Questo era bello farlo. Così facevamo attacco più 10. Bel problema. Rilascio equipaggiamento. Lo sapete che per gestire la vita mi potrebbe servire per trovare tutta la roba per terra, così saremo a posto. Vediamo un po'. Percezione Amrita. Lo faccio per il bene. Per il bene, insomma. Ok. Così è una percezione amrita. Allora, questo qui lo armonizziamo. Armonizza. E allora questo qui lo rimuovo. E questo qui lo armonizzo. Potrei provare a unire questo con questo, Però poi dopo perdo il coso, mi piace. Ok, facciamo così. Adesso dovrei vedere anche gli amrita che ho in giro, sparse, che non vedete. Oh, adesso abbiamo tutto nella mappa. Vediamo i nemici, vediamo i sarcofagi, i Kodama e ovviamente non sappiamo da che linea andare, però comunque di sopra, guarda quanta gente c'è. Vediamo tutto, meno male, dai, sono contento. Salve, lei me l'ho dimenticato, lo sa? Ok. Fortuna, è stupido, però mi ha preso lo stesso. Ok. Piacerebbe? Ok. È forte, lo sapete. Oh no. Lo sapete, sì, l'ho ucciso. Porca di quella vacca. Comincia. Perciò vi dico che gli scenari devo farli più e più volte, perché sono veramente tosti. Basta poco. Basta pochissimo. Io poi non so giocare, perché per me è gioco nuovo. Quindi mi ci vuole un po' di tempo per fare in modo di giocare bene, insomma. Poi commentary non aiuta.
Ok, vai così, vai così, vai così, e poi vai così. Non l'ho preso, pazienza. Vai. Oh, riesce a prendermi lo stesso, eh. Non so come faccia. Mi ha preso lo stesso, incredibile. E mi tocca curarmi. Ok, adesso andiamo da quello là. Però, prima, dobbiamo ammazzare assolutamente quello che ci ha ammazzato prima. Perché così, porca miseria, questo coso mi tira gli accidenti dall'alto e ci fa male. Adesso, mezz'ora. Ok, decapitato. Dovrebbe essere l'ultimo. Dovrebbe essere l'unico. Vicente c'è ancora? Sì, c'è ancora, dai. E questo, almeno quello più quello, speriamo di fare qualcosa. Adesso, piano piano. Qui c'è qualcosa, dice. Non è questo il posto. Sarà di sotto. Allora. Che miseria. No. Vabbè. Che ci vuoi fare? Purtroppo. Ma guarda te, questo coso dove il cazzo si è andato a mettere, che salta sempre. Oh, non è stato facile, eh? Porca miseria. Oh, che cavolo. Sì, ci ha dato due elisir, per carità, eh. Ma porca la miseriaccia. È stato tosto. Ok. Vai. Ok, vai nel fuoco te. E te aiutami, bagarino lì, come ti chiami. Lo vuoi uccidere o no? Ecco. Ah, oh, Dio si è lodato. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Possiamo andarcene via. E andiamo direttamente là dove abbiamo visto il pezzo nuovo. Oh, volevo salire qui sopra, però non ho mica capito come si faccia. Quindi, no, me la scappo. Ho fatto quello che dovevo fare. E adesso vado nella zona nuova, anche se qui mi dà fastidio non aver fatto tutto. Però non ho capito come salirci. E andiamo. Posto. Tutto a posto. Ce l'abbiamo fatta, andiamo giù che così ammonizziamo, vediamo che cazzo ci ha dato. Visto coso. Vai. Vediamo un po'. Cosa ci ha dato questo qua? Rilascio equipaggiamento, questi li possiamo fondere tranquillamente. Poi vedo che non ho lo spazio. Perché questa è percezione nemici, questo qui percezione amrita, non posso fare altro. Vabbè, dai, lasciamo così, guarda che li abbiamo presi e siamo a posto. Andiamo pure su e proseguiamo questo dungeon che è veramente tosto. Speriamo bene. Allora, di qua non mi ricordo se sono andato. Mi sembra di no, eh. Seria, fate siete astrusi. Vale. Qui non c'è niente. Oh, Kodama. Quindi non ero andato. Sento che Kodama sta fando chiacchiere questo coso. Eccoci qui, Kodamuccio piccolino. E sei a posto, lo. E questa è andata. E anche un altro Kodamuccio è andato. Ce n'è un altro laggiù. Che però secondo me è di sotto. Oh, cavolo. Sì, vieni da me. Cavolo, sono... Comincio ad essere... Cavolo. Ok. Bene, bene, vai qui. Ottimo. Pazienza. Stai lì, stai. Oddio. Oh, cosa vedo nei miei occhi. Certo che porca miseria. Anche quella, anche l'hitbox ci si mette. Non lo prendo, ragazzi. Lui non mi prende, non lo prendo neanch'io. Box fatta male. Ok. Shh, silenzio. Che lo guardo in alto. Ok. Guardavo in alto. Meglio così.
Oh, santa miseria. Ok, abbiamo decapitato un sacco di gente. Vediamo quello c'è. No, che c'è qualcun altro. Un arciere. Perfetto. Meno male. Non è che c'è un altro Kodama qui da qualche parte. Poi dico, vedete, c'è uno scrigno. Ma perché ha fatto cacare in mano? Porca miseria, cosa vuoi te adesso? Che cazzo è questo? Sarà questo? Ok. Mamma mia. Buono, buono. Ciao, stato un piacere. Oh, mi ha lasciato anche il cuore, vedete? Ecco qua, così siamo a posto. Allora, qui cos'altro c'è? Una fonte. Non so come accedere. Ah, pazienza. Vabbè, andiamo. È già qualcosa, sono contentissimo. Speriamo di riuscire a far tutto. Allora, qui ci sarà tanta di quella roba. Cioè, ormai la minimappa. Oh, salve! È così piena di cose che non so più dove guardare. Oh, un santuario. Adesso sì, c'è la porta chiusa. Col cazzo che si aprirà questo. Allora, scusi lei un attimo, questa è andata. Vediamo se c'è qualcos'altro da fare. Prendo tutto. Ah, salve. Magari dopo, eh. Ma che... Ha lasciato il cuore. Lo so. Ok. E poi la telecamera non aiutano mai. Ed eccoci qua, l'altro cuore. Sto prendendo una marea di cuori, eh. Accidenti, che bella cosa. Allora, come ce la sfaghiamo qua? Come ce la... Ce ne usciamo vivi? Allora, c'è tante tante strade. Qui non si può andare, quindi non è il caso. Qua non c'è niente, non gli riesce a dire, no? Oh, salve. Chi è che sta sparando da là? Non c'è nessuno. Oh. Ok, questo lo buttiamo giù. Allora, di qua c'è la fine, perché c'è il puntino arancione viola, quindi vuol dire che è la fine. Di qua non possiamo andare. Andiamo a vedere che cazzo ci ha liberato qua. Ci ha liberato qua, che non c'è niente. E qua però c'è la strada. E qua c'è anche una porta. E qua c'è anche un cazzo di casino. Oddio santo, aiutatemi. C'è niente, vero? Un aiutino, qualcuno che ci può dare una mano. Forse qua. Posso vedere i miei occhi? Arrivo, scusi. Non sapevo neanche che ci fossero qui. Allora, vediamo cosa, che cosa è morto lui. Atteggiamento neutrale. Ok. Proviamo stile. Ah, siamo andati bene, dai. Perfetto. Oh, ma c'è le terme, ci sono le terme. Bene, bene, così affrontiamo quel cavolo di... Salve signorina. Molto carina, sa. Si è messo su un groppo di... Si è seduto su un Kodama. Vabbè, sarà felicissimo. Qualcos'altro? C'è niente, possiamo andare. Qui prendiamo questo. Speriamo che non sia quello là. No, questo si gestisce, dai. Ok. Ok. Va bene, va bene. Aspettiamo. Perfetto. L'hai fatta. Non è stato difficile, dai. Se abbiamo spazio e non sono degli animali che fanno 50 milioni di attacchi imprevedibili, ce la facciamo. Perfettico. Tanta tanta bella roba.
Dice che c'è qualcosa. È fatica a capire sopra e sotto qual è. Qui è chiuso, ovviamente. Andiamo di qua. Qui per entrare chissà come si farà. Sì. Ah, c'è anche lui. C'è anche l'amico Frizzo. Ok. C'è chi mi prendeva. Oh, sono entrato. Sono entrato. Dove cazzo è andato il tipo? Ci c'era fatto male. Aspetta, c'è una porca vacca. Qualcuno chiami Laci. Ho preso un palo della miserica. Aspetta un attimo, va. Lei entra dappertutto, sa. Un po' astruso. Ok. Adesso con un po' di spazio. Vediamo come fare. No, sale le scale. Questa non me l'aspettavo. Ok. Salve. Non mi aspettavo che... Grazie, è molto gentile. Ok. Vai. Aia. Ok, io sto zitto. Cazzo, mi ha preso lo stesso. Ok. Mi ha scamazzato, ragazzi, mi ha scamazzato. Porca vacca. Vai. Ce l'abbiamo fatta, ma non con poca fatica. Però ce l'abbiamo fatta. Dai, l'importante è questo. Qui sono entrato, non ho capito bene cosa ci fosse. Scendiamo un attimo. Certo che ci andiamo a infilare in dei casini. Lo aspetto una... Arriverei dopo. Dalle... Però forse se mi faccio aiutare. Vediamo un po'. Chi lo sa, magari... Ah, ma qui c'è anche gente. Che non avevo neanche visto. Ok. Posto. Vieni te. Ok. Ce la fai? Ok. Guarda che gli ho dato già una bella boscia io. Certo che sei proprio bravo, bisogna dirlo. Accidenti a te. Va, beviamo un po' d'acqua, va. Ok. Vediamo che scendo proprio a zero, eh. Avevo appena bevuto, però non è servito un cazzo. Sono tanto felice. Adesso devo rifare tutto da capo perché probabilmente sarà così, vero? Addio ragazzi, dai, io ritorno al punto. Noi ci salutiamo qua, così con calma riammazzo tutti. Stato, purtroppo lo sapevamo che questo è bello tosto, eh. Purtroppo è così, il gioco è fatto così. Cioè, è bello il gioco, per carità, però è bello tosto. È bello tosto. Sì. Cominciano a essere belli pesanti, ma non perché ti fanno danno, è perché fanno degli attacchi mostruosi. Ok. È che se sbagliamo qualcosa, no, paghiamo tanto caro. Purtroppo qua se finiamo la stamina, guardate lì, cioè, per uccidere, ci mette veramente tantissimo, troppo.
Ok, ragazzi, vado a fare quello che devo fare e ci vediamo al prossimo livello. Prossimo video. Ce la posso fare. Quindi, come solito, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace, di farmi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi do solo la Shiva. Ciao, ciao.